Io sono Oriana Rossi, sono candidata in Toscana a sinistra. La mia è una candidatura molto convinta, vengo da un'esperienza di Partito Democratico dove c'è stata una trasformazione completa verso destra. Io sono un medico del lavoro e quindi quello che voglio apportare a questa lista è fondamentalmente la mia competenza in termini di lavoro, sanità e valorizzazione del territorio livornese. Questa è una lista, come è noto, fatta da soggetti diversi, è una lista unitaria, non è una lista di partiti, non è una coalizione. I temi su cui appunto in particolare credo che bisogna lavorare prioritariamente su Livorno è il problema del lavoro. Dal mio punto di vista ho una percezione di luci ed ombre diffuse, abbiamo realtà di eccellenze e abbiamo realtà di aziende fortemente in crisi. Bisogna riuscire a valorizzare le eccellenze e riuscire ad avere ricette semplici e concrete per recuperare quei 20.000 lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro negli ultimi anni a Livorno. Sul tema della sanità sono molto preoccupata perché la legge regionale 28 del 2015 ha di fatto snaturato e sta sempre di più snaturando il significato di una sanità pubblica, incentivando di fatto una sanità privata grazie a dettagli sconsiderati, un incremento dei ticket che in Regione Toscana sono i più alti di tutta Italia, a una devalorizzazione anche degli operatori all'interno del servizio sanitario regionale e una riduzione delle risorse verso la prevenzione. Infine, un altro tema importantissimo è la valorizzazione del territorio livornese. Questa lista parte dal presupposto che la Toscana non è solo Firenze, abbiamo necessità di valorizzare sia il territorio, sia il porto, sia l'anteporto, sia l'interfaccia porto-città e l'interporto in un sistema strutturale che possa essere di volano anche per l'economia livornese. Questi sono i miei progetti, i miei impegni se diventassi consigliera di SIT Toscana a sinistra. Pertanto vi invito a votare e a mettere una croce sul mio nome e nella lista SIT Toscana a sinistra.